Andiamo alla nostra inchiesta sull'hotel dove lavorava la signora Anna Corona nei giorni della sparizione di Denise. Un elemento è certo, quel giorno sul documento c'è scritto che lei lascia il posto di lavoro all'hotel Ruggero II, dove c'è Lucilla Masucci in diretta, alle 15.30, questo è scritto. La signora Adamo ha dichiarato a noi di aver modificato orario e firma. La notizia che emerge dall'inchiesta giornalistica di Lucilla Masucci, che ha intervistato 7 persone che lavoravano lì su 11, è che nessuno dei nostri intervistati ricorda di aver visto Anna Corona dopo mezzogiorno. Prima lei è seduta alla mensa insieme agli altri colleghi di lavoro. Che cosa ci hanno raccontato fin qui? Alessandro D'Alessandro. Hai visto Anna Corona quel giorno? L'ho vista a pranzo insieme alle altre. Ma che ora l'hai vista? Ma 11:15, 12:50. E Anna Corona era in albergo fino a mezzogiorno. In quel momento chi ha visto Anna Corona? Io! Ma sono venute le sue figlie, tutte e due. Le ho viste arrivare tutte e due con lo scooter. Quel giorno ricordo e ho benissimo in mente che la signora io non l'ho vista. Io avevo le attrezze dietro al ricevimento, per cui passavo spesso del ricevimento. Ma è capitato che la reception fosse vuota? No. C'era sempre qualcuno al ricevimento, a meno che non dovevano andare in bagno. Capitava che andavo dietro al back office a fare delle fotocopie oppure anche a pranzare, quindi non sempre potevi controllare chi entrava e chi usciva. Hai visto Anna Corona? A settembre io qua sono stato a pranzo e loro sono sceso all'11:30, hanno pranzato e lei, Anna, non mangia carne o pollo, non mi ricordo bene. L'ha fatto 2 ova e dopo alle 12 ognuno si è andato su settore. Anna dove è andata? Dove lavorava quel giorno? Preciso onestamente non lo so, perché noi nel nostro reparto qua in cucina sopra non si vede nessuno. Se c'è qualcuno che sa qualcosa dovrebbe parlare. Facciamolo veramente per Denise e riportiamo veramente questa bambina a casa da sua madre. Allora, quello che dice l'ultimo intervistato ci ha colpito moltissimo, maresciallo Lombardo, perché dice: se c'è ancora qualcuno che deve raccontare qualcosa, lo faccia. Ecco, lei che ha tanto indagato e si è così tanto occupato di questa vicenda, da quello che vediamo, c'è ancora qualcuno lì nell'hotel che non ricorda o che non racconta? Beh, anche all'epoca ricordavano male, che la signora Dama, ad esempio, dà indicazioni sul tipo di giacca che hanno provato le ragazze, ma quando poi gli si chiede a che ora fosse uscita la collega Corona, non si ricorda più. È pur vero che se la Corona si allontana da quell'albergo senza passare dalla reception, l'unico posto in cui poteva uscire senza essere vista è proprio dove lavorava la Dama, quindi la lavanderia. La lavanderia è un posto abbastanza piccolo. Non ci si può nascondere là dentro, quindi se è uscita dalla lavanderia, la Dama l'ha vista. E quindi poi vengono tutte le amnesie successive. Ecco, amnesie, ma se vi ricordate benissimo anche le altre interviste lasciate anche questo tempo a chi l'ha visto, dalla signora Dama, certo. Lei nella maniera più assoluta smentisce di aver fatto il favore alla signora Corona. Ma poi è stata smentita. Noi abbiamo acquisito all'epoca i registri di presenza da luglio a ottobre. È stata fatta la perizia calligrafica da luglio a ottobre. La signora Adamo ha coperto la signora Corona in diverse occasioni ad agosto, ecco. Nonché il primo di settembre. Il primo di settembre lei non mette la firma, mette l'orario di uscita, 15:30. Allora, maresciallo, si può vedere che scusa, sì. Un attimo, completo il discorso. Prego. Che la prego, firma prego. Della Corona Anna messa alle 7:30 è messa, diciamo, con abbastanza calma. L'uscita invece è messa con una certa fretta, però è la sua. L'orario poi l'ha messo la collega, quindi è successo qualche cosa che l'ha indotta a uscire dall'albergo. Allora, però, maresciallo, innanzitutto dobbiamo dire che qui da noi qualche settimana fa la signora Adamo ha detto di aver messo firma, orario, tutte e due, insomma, quindi ha un po' in qualche maniera cambiato versione, diciamo così. Ma le chiedo, una certezza ce l'abbiamo, almeno quello che raccontano le persone che abbiamo sentito un attimo fa, nessuno ha più visto Anna Corona dopo mezzogiorno. Perché è così importante ricostruire quello che accade lì?
Ribadiamo anche che qualcuno dice di aver visto Jessica Alice Pulizzi, altri non le hanno viste. Che cosa può essere accaduto in quell'albergo quella mattina? Cosa è accaduto può essere un'ipotesi, perché non abbiamo poi riscontro di qualcuno che ce lo conferma. Però di sicuro la signora Corona esce dall'albergo perché ha ricevuto probabilmente una notizia importante. Poi in quella sola occasione le ragazze passano dallo scivolo, nelle altre occasioni in cui vanno all'albergo passano sempre dalla hall, dalla reception. Anche perché l'assendo la Corona che lavorava ai piani, perché era addetta ai piani, e solo in alcuni casi quando c'era la necessità, perché c'era parecchio lavoro, doveva andare a dare una mano, certo, anche in lavanderia. Effettivamente fino al giorno prima l'albergo era, diciamo, pieno, quindi avevano necessità di ripulire le stanze, e quindi la Corona quel giorno faceva su e giù dalle stanze alla lavanderia. Non ci sono telefonate, anche perché il telefono in quella zona ha scarsa copertura, non comprende. Quindi come facevano le figlie a sapere che la Corona, la mamma, fosse lì in lavanderia? E questa è una delle domande alle quali noi speriamo di avere una risposta sulla base di quello che stiamo ricostruendo. Lucilla Masucci, torniamo alla notizia di apertura, perché da quello che ti risulta alcune delle persone di cui stiamo parlando sono state ascoltate in procura. State ascoltate in procura, ovviamente silenzio su quello che hanno riferito e sul motivo per cui siano state chiamate. Quello che sappiamo per certo è che diventa importante parlare di questo albergo, perché questo albergo all'epoca era l'alibi di Anna Corona. Quindi è importante risistemare quello che le persone hanno raccontato 17 anni fa, e molto più importante è aggiungere il tassello che manca. Grazie Lucilla, grazie Roberta Bruzzone, grazie davvero al maresciallo Lombardo per essere stato con noi. Naturalmente torneremo a cercare di far luce su quello che è accaduto lì dopo la sparizione di Denise. Grazie maresciallo.